E signori, parte 28 di questo Assassin's Creed Revelezio. Prima però voglio un attimo acquistare questo fantastico palazzo che non so cosa sia, ma ci vogliono troppi soldi e vaffanculo. In realtà mi basterebbero 900 acce, però non le abbiamo, allora andiamo a fare la seconda, non so come chiamarla, rifugio templare, tomba templare, non lo so. Ogni Assassin's Creed questa missione ha un nome diverso, però so che la missione, almeno il titolo, è il segreto di Santa Sofia, anche perché siamo a Santa Sofia e non vedo modo che possa chiamarsi alternativamente. Oh, sa molto di Assassin's Creed 2 questo, Completa livello in 6 minuti. Tosta richiesta. Il fanciullo vuole che mi impegni, va bene, va bene. Ok, male non siamo partiti. Beh, se mi dai anche le guide e suggerimenti, a posto. Sinistra. Okidoki, e su. Esplora Santa Sofia, sa anche, diciamo, un po' della cattedrale di Notre Dame di Assassin's Creed Unity, perché c'ha anche quell'atmosfera lì. Però bella, credo ci sia da arrivare fin su. L'hanno chiusa al pubblico proprio per Ezio Editore e inizieremo a salire da lì. Sì, è una cazzata quello che ho appena detto, però volevo dirla. Ok, andiamo con la zipline. Tra l'altro, adesso ne approfitto per dirvi che è una situazione un pochino più comoda, più calma. Adesso ho modo per risalire. Che nella missione scorsa, quando ho quasi rage quittato perché il gioco non dava una definizione precisa di trave, abbiamo scoperto, mi sono andato a vedere la missione in inglese per poi rigiocarla, che semplicemente per trave intendevano la zipline, quella che abbiamo appena preso. Ma io dico, no, i traduttori, cazzo, sono pagati, alcuni sono pure madrelingua, sono laureati. Porca puttana, ma fate uno sforzo nelle traduzioni. Cioè, ma puoi tradurre la funivia, la fune, con trave? Magari sarò ignorante io che non sono un ferramenta, però c'è. A me questo mi pare un errore assai grave, se posso permettermi. Comunque sia, per fare questa missione bisogna raccogliere tutte le pagine che sono sparse per la città, dovrebbero essere 10, di un codice che non mi ricordo il nome. E tra l'altro è stronza la cosa, perché voi 9 le potete raccogliere subito, ma la decima dovete aspettare finché non avrete completato l'aggressione all'arsenale importante. Il che significa che non potrete neanche andare a raccogliere tesori, frammenti di animus o cose varie, perché ragazzi, l'arsenale appunto è inaccessibile.
Fatta quella missione lì, vedete la vostra percentuale che schizza di un botto, perché giustamente potete portare a compimento diverse cose che prima non potevate fare. Comunque vedo che siamo già praticamente quasi alla fine. Missione molto chill, molto bella, molto Assassin's Creed. Sono cose che, ripeto, in quelli nuovi mancano come l'aria. Purtroppo. E ci dobbiamo fare una ragione, ragazzi. Qua pare di essere in quella missione in Brotherhood, quando vai al Pantheon, che devi assassinare qualcuno, che poi basta chiamare adepti e hai risolto il problema. Comunque, siamo ai candelabri per aria, madonna. C'ho le vertigini solo a guardarlo. Qua. Qua. E poi, premendo qua, che succede? Veniamo calati. Salto della fede, vero? Mi sa proprio di sì, ragazzi. È la prima volta che faccio questa missione. C'è l'acqua, c'è l'acqua. È la prima volta che faccio questa missione perché, ragazzi, quando la portai per PS4 nel 2020 ormai, cavallo tra 2019-2020, ho 2 minuti per accogliere gli scrigni, portai solo la storia principale. Lo so, ero un nabbo di merda e quindi non mi occupavo più di tanto di queste cose. E quando ho cominciato a fare gameplay, diciamo in maniera più seria qua, quando poi mi sono trasferito, ho capito che le missioni secondarie a volte portano pure più views della storia principale. Quindi, per par condicio, portiamo tutto. Comunque sia, abbiamo ottenuto un'armatura che poi useremo. Armatura Isaac Pasha. Possiamo farci il finale di storia. E a questo punto direi di tornare in città. Da dove? Da qui. Obiettivo secondario completato. E buona. Siamo in un periodo storico di Assassin's Creed. Parlo della saga, no? Del livello, del punto storico della narrazione, dove le missioni sono ancora corte. Ma vedrete che già da Assassin's Creed 3 questo trend tenderà a cambiare. Ok, ragazzi, siamo fuori. Che sta facendo? Alla prossima. Se non muoio.